Adesso la parola ai ragazzi che scappano.
circolo di Lecce. E mentre andiamo subito qui da Mirando del Cuore, dove siete, per noi, mentre il violista è Lorenzo Scarpa.
arrangiavo facendo un po' di stile jazz, quindi è venuto fuori questo brano jazz in Cordello. Oltre a questo, diciamo, noi ci abbiamo lavorato su e abbiamo messo un po', diciamo, del nostro, con la nostra creatività e con, diciamo, essere spureggianti, diciamo, dei ragazzi. Quindi speriamo vada bene. Thank you.
scaletta tre brani, che è un po' intitolato, è una palla romantica, il brano, il secondo è We Are the World e il terzo Marabù, un brano di Giovanni Bonfa. Il coro è diretto dalla professoressa Mariana e questa proposta musicale e poi la
d'arte e della bellezza che veramente unisce tutti quanti. Volevo spendere una parola e detto a quest'ultimo brano, dal titolo un po' oscuro, ma la musica di Nicola, un brano che ci è stato regalato da Giovanni Bloch, che abbiamo contattato, e parla della situazione di tanti bambini immigrati e che purtroppo devono fare questi viaggi della speranza e non sa mai come possano andare a finire, ma dall'altra parte della terra c'è un coro e quindi le persone che ci aspettano ci sentiranno cantare e questo ci salverà. Grazie. Buonasera, allora ci avviamo alla conclusione con l'Olivetti, vicino a me, in rappresentanza dell'ufficio scolastico, adesso le darò la parola, ci ha raggiunto, l'ufficio scolastico ci ha raggiunto, perché ci dirà qualcosa che contestualizzerà questa iniziativa, perché ci sono 4 scuole insieme oggi per questa bella incontro. Intanto noi siamo con due scuole che in qualche modo siamo un po' vicine per territorialità, perché andando da Via Lepa verso gli archi si incontra il quarto circolo e si incontra l'Olivetti, quindi andando da Cimino Ammirato verso la Scala di però diciamo, sono anche scuole unite nel desiderio di fare musica con l'Inti che educare alla bellezza sia anche questo. Io non introduco i miei brani, so soltanto, anche perché non ne so i dettagli, so sicuramente che saranno un po' più rock, diciamo, un pochino. Sicuramente continuiamo ad emozionare e il mio brano è molto particolare, è un'Ave Maria molto particolare. I ringraziamenti a Italia Nostra per averci dato la possibilità di essere qui, che abbiamo già fatti. Abbiamo ringraziato tutti i docenti e ringraziamo però, so di dare voce anche alle mie colleghe, un ringraziamento particolare lo dobbiamo fare al professore Frigino. La scoperta anche, la riscoperta del territorio salentino.
dei comodi, delle chiese, dei palazzi, delle piazze, in cui il nostro Salento si regge in abbondanza e in pregio. E vi posso dire onestamente che le due chiese che questa sera ho visitato, prima San Francesco della Scala e adesso Santa Maria della Nuova, io non le conoscevo, pure sono salentina d'occhio. Voglio dire, un paese anche non tanto lontano qui, Copertino, ma non le conoscevo, perché se non ci sono queste particolari manifestazioni, questi eventi, è difficile che queste location vengano, no? Aperte magari al pubblico e si aprite. Ora, io i miei saluti li ho portati, i ringraziamenti anche, non voglio togliere altro tempo a coloro i quali sono i veri e assoluti protagonisti di questa kermesse, cioè gli alunni, gli studenti, le studentesse e degli studenti partecipanti. Ancora grazie a tutti e buona sera. Allora, buonasera a tutti, vi rubo veramente 3 secondi solo per dire che noi siamo la band di Tesori Vecchi, la nostra non è una scuola di inizio musicale, non facciamo musica, ma tra docenti, che è il professore Serino, collaboratori come la biblioteca e studenti soprattutto dal primo al quinto anno, ormai sono 10 anni che portiamo avanti un discorso musicale e negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato anche a suonare all'esterno. Siamo in continua ricerca di noi musicisti, visto che ci sono 2 scuole medie qui, chi lo sa, abbiamo sentito anche dei bravissimi musicisti, davvero, è stato finora tutto molto bello. Sappiate che da noi ci si mette, quindi cercheremo di darvi un piccolo assaggio di quello che facciamo. E abbiamo scelto ovviamente dei brani che ritenevamo corretti, giusti, considerando insomma, un contesto anche internazionale, ci teniamo soprattutto al primo, che era diciamo, un pezzo originale di un rapper italiano, però abbiamo un po' redattato il testo anche insomma aggiornandolo agli eventi delle ultime settimane. Una base che ci sembrava adatta a questo contesto è che è la rimane. Bye.
diciamo,